Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del nostro TG6 che apriamo parlando della visita in Abruzzo del presidente dell'ANAS Armani che questa mattina all'Aquila ha illustrato l'elenco delle opere strategiche da realizzare per il miglioramento della viabilità. Il presidente dell'ANAS questo pomeriggio sarà tra l'altro a Pescara. Vediamo il servizio di Filippo Tronca. Noi stiamo facendo un accordo con la Regione proprio per pianificare le strade. La disponibilità certa di finanziamenti per l'ANAS è il modo migliore per garantire che gli investimenti promessi o almeno pianificati vengano completati su direttrici intere e non solo a pezzetti come è stato fatto fino ad oggi. Così Gianni Vittorio Armani, presidente nazionale ANAS, nella sua prima tappa della giornata abruzzese nella nuova veneristica sede di Pilealto all'Aquila. Sul tavolo tante opere importanti, in parte avviate, altre da completare, altre ancora da progettare. La dorsale adriatica, ad esempio, ovvero il collegamento Amatrice e l'Aquila Bussi per avvicinare di un'ora di viaggio il capoluogo a Pescara, l'ultimazione della Teramo Mare, il prolungamento dell'asse attrezzato con il porto di Pescara, il collegamento Loreto a Portino Penne, l'adeguamento della statale 81-84 nella Val di Sangro, la pedemontana Abruzzo Marche. Opere strategiche ambiziose, attese da decenni e alla portata di mano e di budget, assicura Armani, ad una condizione, ma è più i fondi destinati ad opere allo stato preliminare che non siano condivise in tutte e per tutto dal territorio e dagli enti locali, perché la priorità è evitare contenziosi, lungaggini burocratiche, il blocco dei cantieri. E riferimento di Armani è anche al dissidio che divide i sindaci, presenti in sala, sul tracciato del lotto della nuova statale 17 da Bazzano a Poggio Picenze, tratto cruciale della dorsale adriatica. Allora, trovare un accordo con gli enti locali è fondamentale prima di iniziare, per poi non trovare il disaccordo quando si sta in cantiere. Il disaccordo in cantiere è costosissimo per tutti, è costosissimo per le imprese perché poi hanno il cantiere bloccato, è costosissimo per l'ANAS perché poi va incontro a un contenzioso sicuro con le imprese stesse. Massima sintonia con l'ANAS assicura il presidente della regione Luciano D'Alfonso nel voler risolvere le strozzature del Novecento. Che hanno tenuto lontano questo centro rispetto alla costa e che hanno fatto sì che non ci fosse neanche la modernizzazione. Al primo incontro poniamo il tema di Amatrice, L'Aquila, Navelli, Pescara. Al secondo incontro che faremo nel pomeriggio affronteremo il tema dei centri abitati della costa che sono con il più alto numero di incidentalità secondo me del centro-sud. E apriamo la pagina della cronaca. La Guardia di Finanza di Sulmona ha denunciato 3 dipendenti ed il direttore sanitario della locale azienda sanitaria. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle si assentavano dal posto di lavoro dopo aver timbrato il cartellino. Daniela Rosone. Timbravano il cartellino ed andavano via. Per questo motivo sono state denunciate 4 persone a Sulmona per assenteismo sul posto di lavoro. L'operazione della Guardia di Finanza. 3 dipendenti della ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila sono stati denunciati così alla Procura della Repubblica per assenteismo. I militari, attraverso appostamenti, pedinamenti e servizi di osservazione, hanno monitorato per mesi alcuni dipendenti che durante l'orario di lavoro, dopo aver timbrato, erano soliti assentarsi per recarsi nelle proprie abitazioni o andare a fare shopping o andare a fare la spesa. Alcuni non si presentavano per niente al lavoro e successivamente regolarizzavano la loro presenza mediante comunicazione sostitutiva, dichiarando di non aver strisciato il badge per dimenticanza o per smarrimento. I finanzieri hanno acquisito in questi mesi tutta la documentazione necessaria e a conclusione delle indagini hanno potuto documentare in maniera certa l'uscita dal lavoro e l'ingresso ad esempio nelle loro case mentre risultavano regolarmente in servizio. A loro sono contestati reati di truffa nei confronti della pubblica amministrazione e falso ideologico. Nessun controllo è stato effettuato però dai funzionari responsabili del personale, per cui è stato segnalato anche il direttore del distretto sanitario per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio e concorso nel reato di truffa con i dipendenti. È stata interessata della vicenda anche la Procura regionale della Corte dei Conti per poter recuperare compensi percepiti illecitamente. Ancora cronaca, torna in primo piano la vicenda del crack del gruppo bancario Tercas. Oggi il GUP del Tribunale di Roma ha infatti deciso di rinviare a giudizio 14 dei 16 imputati per i quali la Procura romana aveva chiesto il processo. Alfredo Primante.
14 rinvii a giudizio e 2 assoluzioni, lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari di Roma, Giulia Proto, in merito al procedimento per il crack della banca Tercas. Tra gli imputati del processo, che inizierà il prossimo 13 gennaio, c'è anche l'ex direttore generale dell'Istituto di Credito Teramano, Antonio Di Matteo, e l'avvocato Giampiero Samoriggia, leader del movimento politico di centrodestra MIR. Il giudice, al termine del rito abbreviato, ha assolto per non aver commesso il fatto l'imprenditore Antonio Sarni e fatto cadere le accuse nei confronti dello stesso istituto di credito. A 9 degli imputati inoltre viene contestata l'associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità. La procura ipotizza a vario titolo anche l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, l'appropriazione indebita, la bancarotta fraudolenta e il riciclaggio, ipotizzando relazioni privilegiate di affari incentrate sulla figura di Antonio Di Matteo, direttore generale di Banca Tercas dal giugno 2005 al 30 settembre 2011. Per l'accusa, il reato di appropriazione indebita sarebbe provato dal fatto che gli imputati si sarebbero appropriati di ingenti somme di denaro grazie a delibere carenti nell'analisi sulla capacità di rimborso degli imprenditori affidati e spesso adottate in assenza dei requisiti di assoluta e improrogabile urgenza. Ancora cronaca, ci sarebbe una fatale distrazione alla base della tragedia che si è consumata ieri sul Gran Sasso, dove una donna tedesca è morta dopo un volo di 300 metri. Sono in corso gli accertamenti per verificare l'esatta dinamica dei fatti. Daniela Braccani. È morta sul Gran Sasso, precipitando lungo 300 metri di cresta, quella che va da Campo Imperatore a Pizzo Cefalone, all'altezza del Passo della Portella. Claudia Sius, questo è il nome dell'escursionista tedesca, originaria di Francoforte sul Meno, di anni 46, scivolata sulle rocce del massiccio durante un'escursione in una zona che secondo gli esperti non è particolarmente pericolosa. I tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico hanno raggiunto il canale dove la donna era precipitata, con l'elisoccorso del 118 è trasferito a bordo con il verricello la salma, poi trasportata all'ospedale regionale San Salvatore dell'Aquila. La dinamica esatta è ancora da accertare perché all'arrivo il marito della vittima non era sul posto, forse sceso a valle in cerca di aiuto. Ad allertare i soccorsi sono stati due alpinisti che percorrevano lo stesso sentiero e hanno visto la donna precipitare lungo la parete rocciosa. La donna era equipaggiata con attrezzatura da montagna e ha probabilmente messo un piede in fallo. Dall'equipe di medici è arrivata la conferma che è deceduta sul colpo per i gravi traumi riportati nella caduta. Si tratta dell'ennesima vittima del Gran Sasso. Qualche mese fa, infatti, sul Monte Prena, a perdere la vita era stata una giovane madre, travolta da una valanga di detriti e acqua a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti continuano a raccomandare la massima prudenza. E ora apriamo la pagina politica. Mario Mazzocca, ex assessore regionale di SEL, ufficializza oggi il suo nuovo incarico di sottosegretario della regione, ma annuncia verifiche. Tra 6 mesi verrà verificato l'operato della giunta regionale, soprattutto in merito ai temi legati alla salvaguardia dell'ambiente. Francesca Romana Testi. Dopo la nomina del governatore d'Abruzzo D'Alfonso, nel corso dell'ufficializzazione delle deleghe della sua nuova giunta, Mario Mazzocca si era preso una settimana di tempo per accettare l'incarico di sottosegretario in quella che è stata definita la crisi di maggioranza. La titubanza del rappresentante di SEL era legata al timore di perdere deleghe importanti come quella all'ambiente, che era valsa a tante battaglie tuttora aperte, come quella ad esempio della petrolizzazione. E dopo un'assemblea regionale tenutasi ieri, oggi Mario Mazzocca che è pronto ad accettare l'incarico. Abbiamo verificato attraverso un confronto con la maggioranza e con il Presidente D'Alfonso i temi su cui ci andremo comunque a andremo a sottolineare le nostre prerogative e su cui, ecco, saremo presenti, temi che riguardano massimamente il modello di sviluppo improntato a criteri di reale sostenibilità. Se è vero che l'incarico di sottosegretario di fatto risulta più blasonato di quello di assessore regionale, in effetti Mazzocca sarà escluso dalle votazioni di giunta, motivo per cui ha tanto esitato nell'accettare quell'incarico, ed ecco perché oggi fa sapere, insieme ai rappresentanti regionali SEL, che ascolta
scopo di tutelare lavoro e responsabilità sulle tante problematiche aperte, tra 6 mesi verrà sottoposto a verifica l'operato regionale con una grande conferenza politico-programmatica con forze sociali ed elettori. Dalla difesa dell'Adriatico, dalla trivellazione, alle aree protette, alle energie da fonti rinnovabili, fino ad arrivare a temi di carattere più generale come il lavoro e la sanità. Ecco, su questo noi opereremo un controllo serrato nel corso di questi mesi. Alla fine di questo semestre faremo una nostra conferenza programmatica per verificare lo stato dell'arte delle cose. I rapporti con il governatore in questo momento come si possono definire? Ottimi. Abbiamo deciso di attivare tutte le iniziative utili affinché venga scongiurata l'ipotesi di accorpamento della prefettura di Chieti con quelle di Pescara e uffici periferici dello Stato, questura e comando dei vigili del fuoco. Anzi, chiederemo al governo, qualora il decreto venga comunque sottoscritto dal Presidente della Repubblica, di individuare la sede della prefettura di Chieti quale sede principale, accorpando ad essa quella di Pescara. E quanto dichiara in una nota il Presidente della provincia di Chieti e sindaco di Lanciano Mario Pupillo a margine dell'assemblea straordinaria dei sindaci dei comuni della provincia che si è tenuta ieri pomeriggio a sostegno della mobilitazione promossa dalle istituzioni del territorio contro la chiusura e l'accorpamento delle sedi prefettizie, compresi il comando dei vigili del fuoco e della questura. Cambiamo ancora pagina, siamo a Pescara dove Forza Italia contesta i conti presentati dall'amministrazione comunale, conti con i quali il sindaco Marco Alessandrini ha dichiarato il buono stato delle casse cittadine e la diminuzione del famigerato debito che ha causato la richiesta 9 mesi fa del predissesto. 3 giorni fa il sindaco di Pescara presentava lo stato dei conti del comune, voce per voce, cifra per cifra, lodando i risultati raggiunti, i debiti estinti e gli introiti ottenuti per le casse comunali. Forza Italia oggi replica punto per punto e smonta tutto l'ottimismo che aveva mostrato il primo cittadino. No, soprattutto non illustrano in maniera chiara quella che è la situazione finanziaria del comune. Io ricordo che non più tardi 9 mesi fa Alessandrini disse alla città che la situazione era drammatica e che quindi occorreva attivare la procedura di predissesto. Dopo 9 mesi dice che è tutto a posto. Quello che contestiamo è la fotografia assolutamente ottimistica che viene fatta a settembre, perché il piano di riequilibrio non è stato ancora approvato, si sono persi già 2 mesi per comunicare al Ministero le modifiche apportate, nonostante noi l'avessimo segnalato questa esigenza già a luglio. Quindi i 30 milioni del fondo di rotazione non sono ancora arrivati, la situazione di cassa non è migliorata, ci sono più soldi in cassa perché i cittadini di Pescara hanno pagato più tasse e il Comune li ha incassati questi soldi, ma noi abbiamo sospeso, noi intendo dire come ente, l'amministrazione ha sospeso tutti i pagamenti relativi alle opere pubbliche realizzate entro il 31 dicembre 2014. Un altro dato importante poi è quello dei famigerati crediti inesigibili, una perdita cioè per le casse comunali, e anche su questo punto Forza Italia lamenta inefficienza da parte degli amministratori cittadini. Che quei crediti sono stati già cancellati per restituire credibilità e veridicità al bilancio comunale, ma è altrettanto vero che adesso abbiamo dovuto accedere anche qui a un prestito che va onorato. In 28 anni dovremo rimborsare praticamente le rate del mutuo che è stato concesso per coprire i crediti che abbiamo dovuto cancellare. E da Pescara ci spostiamo all'Aquila, dove il consigliere comunale Giorgio De Matteis ha illustrato i dati relativi ai benefici e le imprese che hanno goduto degli sgravi fiscali per la zona franca urbana accordata dopo il terremoto del 2009. Molti si divertirono a prendere in giro il sottoscritto sulla zona franca urbana e rivendico oggi essere stata questo intervento l'unico intervento serio e sostanziale sulle attività economiche. Tutto il resto, a cominciare da una sinistra inesistente, sono state chiacchiere. Data Giorgio, quel che è di Giorgio. Ha convocato un'apposita conferenza stampa il consigliere De Matteis, l'Aquila città aperta, per rivendicare i suoi meriti contro quelli che lui chiami tanti cialtroncelli che avevano messo in dubbio che l'agevolazione arrivata alle imprese nel post terremoto non fossero la zona franca urbana a cavallo di battaglia politico di De Matteis, ma misure di altra natura spacciate poi da De Matteis come zona franca. Che si tratta invece proprio di zona franca, osserva De Matteis, è invece scritto nero su bianco in un report
report del Ministero dello Sviluppo Economico di luglio 2015. Non solo L'Aquila è stata la prima zona franca urbana istituita, l'unica che abbraccia l'intero territorio comunale, per di più ben riuscita, 4.022 aziende beneficiarie e 81,5 milioni di euro erogati. Toltosi il sassolino alla scarpa, il pugnace consigliere suggerisce alla politica regionale di operarsi per rifinanziare questa zona franca, cosa ancora possibile, e di non perdere tempo invece con il disegno di legge Aquila Capoluogo del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, che assicura De Matteis è solo aria fritta. Questi dati sono i dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico in maniera ufficiale, risalgono a luglio del 2015 ed è il primo report relativo alla erogazione e utilizzazione delle risorse finanziarie dedicate alle zone franche urbane. Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico testimonia nel report due aspetti fondamentali. Uno, che la prima zona franca istituita in Italia è la zona franca del Comune dell'Aquila. La zona franca del Comune dell'Aquila ha un'ulteriore particolarità, e cioè quella di avere come territorio perimetrato per l'investimento l'intero comune, che fu a suo tempo una particolarità da noi richiesta e ottenuta rispetto alle altre zone franche urbane in Italia, che da quel momento in poi hanno avuto una sequenza logica una dietro l'altra, ne sono decine e decine, ma noi abbiamo aperto la strada, abbiamo dato un segnale chiaro e siamo stati quelli sostanzialmente più bravi, perché come dice il Ministero dello Sviluppo Economico siamo anche quelli che hanno utilizzato e meglio queste risorse economiche, segnando praticamente il percorso e la strada per tutte le altre. Cambiamo ancora argomento. Il Forum dei Movimenti dell'Acqua denuncia l'impossibilità di accedere agli atti inerenti l'elettrodotto Villanova Gissi. Impossibile, secondo gli ambientalisti, ottenere una risposta sul grave ritardo da parte della sovrintendenza all'ambiente, nonostante i solleciti e le diffide inviate da 3 mesi a questa parte. Una richiesta di accesso agli atti che ora si tinge di giallo. Tutto inizia a giugno, quando i comitati contro la realizzazione dell'elettrodotto Cipagatti Gissi notano delle anomalie sui tralicci costruiti, considerate da loro di forte impatto ambientale. Da qui l'idea di confrontare quello che doveva essere il progetto originale con la sua successiva realizzazione, e da lì in poi una vera e propria battaglia fatta di richieste inascoltate, silenzi, solleciti e diffide. E noi siamo allibiti del comportamento della sovrintendenza al paesaggio in Abruzzo, che non risponde all'accesso agli atti da parte dei cittadini. Ricordo che è un diritto sancito da precise norme che dicono che entro 30 giorni gli enti devono rispondere ai cittadini, dando la possibilità di guardare le carte che riguardano progetti come quello dell'elettrodotto. Ebbene, in questo caso la sovrintendenza non solo non ha risposto nei tempi stabiliti, ma adesso si rifiuta di dare le carte, diciamo, in maniera abbastanza, secondo noi, illegittima. La richiesta è stata fatta a giugno, ai primi di giugno, poi sono stati fatti dei solleciti, poi ai primi di settembre è stata fatta una diffida, poi è stata fatta con PEC addirittura il sollecito della diffida, e qui ha risposto la sovrintendenza dicendo che ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato, ma le norme sull'accesso agli atti, sulla trasparenza, non dicono questo, dicono che i cittadini devono poter accedere entro 30 giorni. Impossibile accedere a quegli atti, ed ora il Forum dei Movimenti per l'Acqua chiede un incontro pubblico con la Sovrintendenza delle Belle Arti e Paesaggi d'Abruzzo, di fronte ai cittadini. Noi abbiamo sfidato la sovrintendente a un dibattito pubblico sulla trasparenza e sull'impatto paesaggistico dell'opera. La attendiamo in qualsiasi luogo e ora con un minimo di preavviso, non certo i 3 mesi che sta impiegando a non rispondere a una richiesta legittima dei cittadini. E noi torniamo all'Aquila, dove il sindaco del capoluogo regionale Massimo Cialente annuncia controlli a tappeto contro gli scarichi abusivi. Controlli a tappeto per scovare gli sversamenti abusivi, nuovi depuratori, interventi su quelli malfunzionanti, verifica del corretto uso delle vasche IMOF da parte delle utenze non collegate alle fognature, in particolare quelle delle centinaia e centinaia di casette fai da te realizzate nel post terremoto. Sono solo le prime azioni previste all'operazione Aterno Fiume Pulito, lanciato oggi dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e dal vice sindaco ed ex magistrato Nicola Trifuoggi. Avvio ufficiale il 7 ottobre con un incontro tra tutti i soggetti istituzionali, ma anche con le varie associazioni che hanno un ruolo nella tutela di un fiume oggi inquinato e che deve tornare ad essere vivo ed una risorsa per l'intero territorio.
Il 7 di ottobre abbiamo convocato, come Comune dell'Aquila, noi ci offriamo come coordinatore, abbiamo convocato tutti i protagonisti, tutti gli attori dalla regione in giù, e nel frattempo però ho cominciato ad acquisire i dati. E per cui adesso abbiamo già ad esempio i dati della Gran Sasso Acqua e tutte le persone che sono allacciate, e cerchiamo di capire adesso quelli che invece non risulta che scaricano sempre le fogne. C'è poi nel medio-lungo periodo il progetto che prevede di implementare la portata del fiume con l'acqua della diga del lago di Campotosto e la realizzazione di due grandi vasche di espansione a nord della città per mettere al riparo dal rischio di esondazione l'intero territorio. Ma sottolinea Trifuoggi, questo non porterà nessuna sanatoria delle casette post-sismiche fai da te costruite abusivamente in zona alluvionale. I soldi ci sono, 25 milioni di euro, e il Consiglio di Stato ha dato definitiva via libera all'intervento. Noi abbiamo un'ordinanza di protezione civile che finalmente ha passato il vaglio di tutti i ricorsi fatti, che prevede il recupero di una media di 1000 litri al secondo dalla diga, che darà acqua alla Gran Sasso Acqua se serve per farci bere con la potabilizzazione, ma soprattutto ridarà vita al fiume. Poi mettiamo in sicurezza in modo più possibile naturale, senza mai cementificare o fare altri pasticci, il fiume rispetto al rischio esondazione, togliamo tutti i fattori di rischio e facciamo tornare il fiume ad essere una fonte di vita. Noi restiamo in argomento perché anche il Comune di Pescara aderisce all'iniziativa nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo. Nel weekend saranno i ragazzi dell'Istituto Mantonè a Terno a darsi da fare per la pulizia del fiume Pescara. Vogliamo dimostrare che questo grande malato deve essere veramente guarito, e iniziamo con le scuole, proprio con il coinvolgimento delle scuole, e i ragazzi parteciperanno alla pulizia del fiume in questa iniziativa splendida di cittadinanza attiva che Legambiente ha organizzato in tutta Italia. Dagli aspetti della depurazione alla gestione dei rifiuti, un problema che non può essere imputato a singole realtà o a singole responsabilità, ma che deve essere finalmente affrontato in maniera sistemica, quindi coinvolgendo appunto il problema della depurazione, ma anche finalmente la legge sulla gestione sui fiumi e la possibilità dei contratti di fiume, che sono oltremodo quindi una forma di programmazione volontaria e strategica che coinvolge anche i soggetti della cittadinanza. E questo è un primo passo per riportare il fiume alla cittadinanza, per non vederlo come un elemento avulso rispetto alla quotidianità e all'area urbana, ma come una parte fondante della città e un'occasione quindi di rilancio per la città. Attivare sempre più percorsi di cittadinanza attiva che rendono i nostri ragazzi veramente veri cittadini del futuro, perché dall'educazione si parte, e quindi è essenziale questo livello fondamentale per far crescere in modo sempre più consapevole, sempre più da protagonisti veri, i nostri ragazzi, che siano veramente all'altezza del loro cuore e della loro intelligenza, e salvaguardare il pianeta anche in linea con tutte le provocazioni che ci vengono è fondamentale, non ultimo anche l'enciclica del Papa, per cui ce lo richiamano da tutti i punti di vista, e quindi il livello della scuola è assolutamente presente e noi ci siamo. Siamo allo sport, il calcio, per parlare del campionato di Serie B. Ieri sera si è disputata la quarta giornata, primo turno infrasettimanale della stagione. Non è andata granché bene al Pescara, fermato sul risultato di parità 1-1 allo stadio Adriatico dalla Salernitana, che ha giocato tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione dell'ex Raffaele Schiavi. Pescara che ha avuto diverse occasioni da rete, ma che, come era accaduto a Bari, è mancato in precisione in avanti e soprattutto in concretezza. Andiamo a vedere il servizio sull'1-1 tra i biancazzurri ed i Granata Campani. Il Pescara gioca, costruisce occasioni da rete, ma pecca ancora una volta in concretezza, rischiando anche nel finale la clamorosa beffa. All'Adriatico contro la Salernitana dei tanti ex, i ragazzi di Massimo Oddo mancano l'appuntamento con la vittoria, palesando quei limiti in fase realizzativa che erano già emersi anche nella trasferta di Bari. Nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, Memusciai e compagni non sono riusciti a portare a casa i tre punti che pure avrebbero meritato, al cospetto di una squadra arrivata in terra d'Abruzzo per strappare il pareggio.
L'avvio di partita vede subito un cartellino giallo per Raffaele Schiavi, che poi pagherà caro prezzo a fine primo tempo. La prima vera emozione di marca ospite con un tiro insidioso di Gabbionetta che non inquadra lo specchio della porta. Al 16esimo i difensori biancazzurri si addormentano e per poco Coda non lascia il segno. I ragazzi di Oddo, dopo lo scampato pericolo, trovano il vantaggio, così al 18esimo con la Padula che lancia Mattia Valoti, che in area fa tutto bene mettendo la sfera alle spalle di Terracciano. Il Delfino ci crede, al 24esimo Andrea Cocco serve un bel pallone a centro area per Gianluca Lapadula, che però non trova il guizzo vincente. Il Pescara sembra padrone del campo, ma non riesce a chiudere la gara, mancando di incisività. Alla mezz'ora è Valoti ad ispirare la Padula, che trova però la risposta dell'estremo ospite. Il tempo si chiude con l'espulsione di Schiavi, che già ammonito rifila una manata ingenua all'ex teramano. Per il difensore centrale arriva il secondo giallo e dunque il rosso. Salernitana in 10 per tutto il secondo tempo, ma come spesso accade nel calcio anche all'Adriatico, l'inferiorità numerica non peserà più di tanto sui campani, che infatti al quarto d'ora trovano il pareggio con Dennison Gabbionetta, che su punizione approfitta di una indecisione di Vincenzo Fiorillo, che prende gol sul primo palo. Tutto da rifare per il Pescara, che però si innervosisce. Al 19esimo ci riprova ancora la Padula su assist del neoentrato Caprari, ma la conclusione termina di poco fuori. Al 21esimo Zuparic in proiezione offensiva cerca il guizzo vincente in area, ma tira debolmente fra le braccia di Terracciano. Con Caprari e Torreira in campo il Pescara cerca di sfruttare il fattore fantasia, ma c'è solo da segnalare al 29esimo un colpo di testa centrale dell'ex teramano prima della buona occasione che capita al 31esimo sui piedi del neoentrato Eusepi, che chiama alla parata Fiorillo, che riscatta l'errore sulla punizione gol di Gabbionetta. Il finale di gara vede un'occasione per parte con l'ottima risposta di Terracciano sul neoentrato Benalì e ancora un'occasione ospite con Troianiello, a cui si oppone ancora l'estremo bianco azzurro. Per il Pescara la gara finisce con tanti rimpianti e soprattutto con altri due punti persi per strada. La vetta si allontana e all'orizzonte c'è la trasferta di Vicenza. Il Delfino deve accelerare, per questo chiede i gol ai suoi attaccanti Cocco e Lapadula, dopo quattro gare ancora secco. E prima di andare ad ascoltare le impressioni dei protagonisti al 91esimo della gara dello Stadio Adriatico, facciamo un passo indietro, vediamo i risultati. Dunque il quadro del quarto turno di andata del campionato di Serie B: Avellino-Novara 0-0, Brescia-Provercelli 2-0, Cesena batte Modena 2-0, Como-Trapani 0-0, Crotone-Bari 4-1, Latina-Ascoli 1-0, Pescara-Salernitana 1-1, Spezia-Perugia 1-0, a Terni-Livorno-Ternana 3-2, a Chiavari, Cagliari, Virtus Entella 3-1, Virtus Lanciano, Vicenza 0-0, a punteggio pieno in testa alla classifica c'è solo il Livorno, formazione toscana che comanda con 12 punti, Cagliari 10, Cesena 9, Spezia, Crotone 7, Trapani, Latina, Vicenza 6, Virtus Lanciano, Salernitana, Provercelli, Bari, Pescara 5 punti, Perugia, Avellino, Brescia 4, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Modena 3, Como 2, chiude la Ternana con un punto. E come dicevamo, andiamo ad ascoltare le impressioni dei protagonisti al 91esimo nelle interviste di Enrico Rocchi. Dispiace, perché io credo che siamo andati sull'onda lunga della prestazione di Bari. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, creato tantissimo e finalizzato un po' di meno. Io dalla panchina, insomma, fino al gol della Salernitana non mi sentivo preoccupato, perché non stavamo correndo rischi, eravamo ben messi in campo, tranne i primi 10 minuti dove si sono messi a specchio a noi, ma dopo 10 minuti ho abbassato un attimo Mandragora, ho messo Valoti tra i due mezzali, poi lì ci siamo messi a posto. Sono partite che il calcio ci insegna che puoi anche perdere, come è successo alla fine, ma fino al gol, insomma, diciamo che dobbiamo sfruttare meglio le opportunità che abbiamo, perché se fosse finita... Ecco, a prescindere dai parziali, perché nel primo tempo ha funzionato meglio la manovra? Perché era meno chiusa la Salernitana, in effetti lo era un po' dall'inizio, però nel secondo tempo hanno proprio stretto le maglie. Si sono abbassati ancora di più, hanno fatto muro davanti alla porta. Però non lo so, io devo rivedere la partita, ma non mi sembra che siano andate peggio le cose, perché io credo che 4-5 palle gol abbiamo create. Mi ricordo la Padula, Caprari due volte, mi ricordo Valoti un paio di volte, Benalì. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti
a concretizzare in un momento in cui ovviamente una squadra che rimane in 10 fa un po' di muro ed è difficile. È una partita che siamo riusciti a dare in vantaggio, poi sono partite che dobbiamo chiudere, sono partite che dobbiamo fare il 2-0 e finisce la partita, perché loro anche con questa espulsione che poteva aiutarci. E niente, cioè, ci abbiamo provato fino all'ultimo, anche tanti ragazzi stanchi dalla partita di Bari, quindi è andata così. E c'è un po' di rammarico, anzi tanto, e dobbiamo essere bravi alla prossima volta a chiuderla prima. Facciamo il 2-0 e la finita. E prossimo avversario del Pescara sabato sarà il Vicenza che ieri sera ha pareggiato per 0-0 al Guido Biondi con la Virtus Lanciano. Grande spavento al termine del primo tempo per il centrocampista veneto Gagliardini dopo uno scontro di gioco fortuito con il difensore Pucino. Al Biondi c'era per noi Jacopo Forcella, vediamo il servizio. Finisce senza reti e con un sussulto finale che poteva valere 3 punti per il Lanciano, ma considerata la partita gli uomini di D'Aversa avrebbero potuto rimanere anche a bocca asciutta. E allora lo 0-0 col Vicenza dà comunque continuità dei risultati, ma soprattutto tiene al Biondi la porta di eredità ancora inviolata. D'Aversa sceglie Di Francesco dall'inizio e non Lanini, con Crecco per la prima volta dal primo minuto. Nel Vicenza non c'è lo sfortunato Brighenti a sostituirlo e l'Asni. I biancorossi di Marino la gara la approcciano decisamente meglio. Rajcevic raccoglie l'invito di Delia dalla sinistra, ma manca la porta, come invece fa qualche minuto più tardi, quando costringe Aridità a mettere la manona per evitare il gol veneto dopo la forbice acrobatica del centravanti montenegrino. Sempre il puntero a dare fastidio ai due centrali, con la conclusione è controllata esattamente come quella di Laverone. Del Lanciano poche tracce, anzi è proprio l'ex gatto a creare grattacapi quando supera Aquilanti, ma non Aridità. Le prime avvisaglie frentane in chiusura di frazione con Ferrari che prova il gol da Cineteca, la rovesciata in bello stile, ma troppo poco angolata per far male a Vigorito. Bravo quando si distende per disinnescare il siluro da 40 metri di Amenta. Finale di tempo thriller. Mantovani al 44esimo si fa male, al suo posto Gagliardini, nemmeno il tempo di prendere confidenza col terreno di gioco per il neoentrato, che la capocciata involontaria con Pucino fa temere il peggio. Rimane immobile per terra il centrocampista veneto. Attimi di terrore, entrano i soccorsi. Per fortuna riprende conoscenza e viene trasportato all'ospedale di Lanciano per accertamenti ulteriori. Entra Galano nel Vicenza, ma la ripresa vede una Virtus più arrembante, l'inizio però ancora biancorosso, con Gatto che converge e spedisce il destro alto di un soffio. A dare la carica ai padroni di casa è Piccolo, sua l'invenzione che non trova il bersaglio con il mancino al minuto 52, stessa sorte al 60esimo sugli sviluppi di un corner che lo stesso Piccolo raccoglie indirizzando verso Vigorito, pallone deviato e che dà solo l'illusione del gol. D'Aversa inserisce Lanini per Di Francesco, la punizione del non entrato non spaventa Vicentini che sostituiscono l'applauditissimo ex Gatto con Giacomelli. Finale di partita che vede il piazzato alto di Galano, l'espulsione di Pasquale Marino e al 94esimo l'occasione della rete della vittoria per i frentani. Lanini arriva sul cross destro di Mammarella, sfiora soltanto la sfera, Biondi a un passo dall'esplodere e che invece rimanda l'appuntamento con la seconda vittoria interna di stagione. Finisce 0-0, sabato si torna in campo in uno stadio tabù, il Braglia contro il Modena di Hernan Crespo. Moderata soddisfazione negli spogliatoi del Guido Biondi da parte dei due allenatori Roberto D'Aversa e Pasquale Marino, che sono stati avvicinati ancora dal nostro Jacopo Forcella. Roberto D'Aversa, meglio il secondo che il primo tempo del Lanciano? Sbagliato dire così? No, il secondo tempo benissimo e il primo tempo è stato più equilibrato, perché comunque di fronte avevamo un'ottima squadra che sa giocare bene a calcio, che comunque ha fatto una fase difensiva dove tutte e 11 partecipavano dietro di una palla. Però nel primo tempo magari ci sono stati un po' troppi errori tecnici a livello di passaggi, ma devo dire che il secondo tempo, anche se il risultato di pareggio può essere giusto, ma credo che se avessimo vinto non avremmo rubato niente ai punti. Sicuramente meritavamo qualcosa in più, soprattutto per quello che si è creato nel secondo tempo. Il secondo tempo è stata una partita equilibrata dove, ripeto, una squadra come il Vicenza che è venuta a difendersi in 11 dietro la linea della palla, non è semplice, dovevamo pazientare, fare un giro palla dove qualche volta nelle ripartenze abbiamo commesso qualche errore di passaggio tecnico, abbiamo concesso ulteriori ripartenze lì dove dovevamo essere più bravi noi a sfruttarli.
ma poi credo che nel secondo tempo, se c'è una squadra che ha creato e che ha fatto gioco, penso che sia stata quella della Virtus Lanciano. Il rammarico di non aver portato a casa i tre punti che questi ragazzi, per la prestazione che hanno fatto, sicuramente avrebbero meritato. Abbiamo disputato una buona gara, insomma, al cospetto di un avversario che soprattutto in casa si fa rispettare, ma anche fuori casa, perché è una squadra che ormai tantissimi giocano insieme da un po' di tempo, quindi è una squadra temibile. L'abbiamo affrontata molto bene nella prima parte, nel secondo tempo hanno fatto qualcosa in più loro. Abbiamo dovuto inventarci tutta la difesa, ha giocato un ragazzo e l'Asni più Sampirisi, l'abbiamo dovuto spostare, insomma qualche problema l'abbiamo avuto, però nonostante tutto credo che due sostituzioni già nel primo tempo, e credo comunque che i ragazzi hanno lottato e dobbiamo essere più forti delle disavventure che in questo periodo ci stanno capitando. Mister Gagliardini come sta? Ma è ancora sotto osservazione, però è vigile, per cui non penso che le sue condizioni destino preoccupazione ulteriore. Auguri a Gagliardini, giocatore del Vicenza, così come al difensore biancorosso Brighenti, reduce da un delicato intervento chirurgico. Questo era l'ultimo servizio per la nostra prima edizione del TG6. Vi ricordo la seconda questa sera alle 19. Grazie e buon proseguimento di giornata.